Buongiorno a tutti, oggi per 9 Rock on the Road, direzione San Giovanni in Galilea. San Giovanni in Galilea è un castello, detto addirittura nel 1300 Castellungo, perché sorge su questa roccia, su questo masso allungato. È conosciuto dai documenti fin dal 1200-1300, ma è probabile che vi sia già un insediamento precedente, perché lì accanto vi è la pieve di VI, VII, VIII secolo. Non è possibile studiare meglio questa pieve in quanto è crollata. Al di sotto del luogo in cui sorge la pieve di San Giovanni in Galilea vi è un fiume, un rio anzi, il rio Puccio, che chiaramente denota la presenza di calanchi, quindi di terreni argillosi che tendono allo smottamento. E purtroppo, purtroppo è successo che la pieve nel corso dei secoli crollò e venne inghiottita dalla vallata. Si trovano dei resti della pieve inglobati nella frana al di sotto di quella che era il vecchio piano dove sorgeva. Siamo arrivati sotto a San Giovanni in Galilea, quello che è davanti a noi è il colle dove sorge il castello di San Giovanni in Galilea. Sotto di noi la Valle dell'Uso, lo sfondo c'è anche Monte Tiffi e in fondo c'è anche Perticara e dietro la Toscana. Allora, questo è il sito della pieve di San Giovanni in Galilea, dove è stato rinvenuto negli scavi degli anni 70 del secolo scorso il vecchio punto in cui iniziava la pieve, e qui davanti a noi potete vedere quello che rimane sostanzialmente dell'abside. Quindi ci rimane questo muro qui, l'abside circolare che girava. Quella che noi vediamo oggi è sostanzialmente la versione romanica della pieve, con addirittura una cripta. Questo doveva essere il pilastro centrale che saliva, che il presbiterio rialzato permetteva quindi al di sotto del presbiterio, quindi dove c'era l'altare, di avere una cripta. Dai documenti si sa che la pieve era sicuramente esistente nel IX-X secolo, ma probabilmente fa parte di quella grande riorganizzazione territoriale di epoca bizantina, quindi, dove le pievi in realtà fanno da fulcro di gestione territoriale. Quindi qui ci dovevano essere già delle piccole comunità ancora magari legate a culti pagani, o comunque non del tutto evangelizzate, e le pievi fungono quindi da centro non solo religioso ma anche amministrativo, servono per gestire il territorio, a volte vengono anche chiamate in causa in liti giudiziarie, quindi per esempio su confini tra un potere e l'altro, su magari furti. Le pievi erano sostanzialmente delle chiese matrici. Cosa vuol dire? Erano delle chiese che oltre a gestire le parrocchie potevano diffondere i sacramenti, quindi gli oli per la cresima, estremunzione e battesimo. Tant'è vero che molte volte sorgono in punti in cui è possibile approvvigionarsi d'acqua proprio legata al rito del battesimo. E anche qui a San Giovanni in Galilea, appena si arriva, non può sfuggire questa vena d'acqua, questa sorgente d'acqua, che è a pochi passi dalla pieve che si trova laggiù. Questo potrebbe essere un indizio del motivo per cui è stato scelto questo luogo come luogo deputato alla costruzione della pieve di San Giovanni in Galilea nel corso dell'epoca tardantica alto medievale. Dal 1500 in poi si sa che la chiesa è inagibile e viene edificata una nuova
una nuova pieve. È molto semplice, è ad abside quadrata, con alcuni ossari, con davanti probabilmente un porticato, ma anche questa seconda chiesa è crollata, è stata abbandonata per essere poi trasferito il centro religioso nella chiesa all'interno di San Giovanni in Galilea. Ad oggi il sito risulta essere stato musealizzato e visitabile, è un posto fantastico dove venire a fare anche un picnic, e andiamo a vedere quindi il castello. Da